Nella mente del truffa, fuffa, cripto, scam o network scam, chiamatelo come volete, andiamo un pochettino ad analizzare la, diciamo, la mente del networker che ci vende un, che ci crede, ci fa credere di vendere un prodotto, un servizio che funziona, che ci fa guadagnare soldi in modo passivo. E ne abbiamo viste di tutti i colori, ragazzi. Andiamo a fare un recap di quante di queste piattaforme, comunque sia cripto, piattaforme in generale, che ci assicuravano un guadagno giornaliero e attraverso, diciamo, vari servizi che dicevano di svolgere, prodotti inesistenti, eccetera eccetera eccetera, ragazzi. Stiamo vedendo veramente tante 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 di queste cose, e il credo che è la cosa che è, diciamo, la più deleteria di tutti, perché è proprio quello che spinge le persone a credere ciecamente, a credere fermamente su una cosa, su un progetto, e non vedere oltre. Quindi spingere anche queste persone a crederci talmente tanto da trovare altre persone, è proprio questo, è questo dove si basa il network assurdo di certe piattaforme, di certi servizi, comunque sia, tra virgolette, che sono inesistenti, di certi prodotti che sono inesistenti e quant'altro. Quindi mettere su un bel teatrino in modo tale che la gente creda, come se vanno in chiesa a pregare, a credere a Gesù Cristo, a credere alla Madonna, insomma con i paraocchi, con il prosciutto sugli occhi, a credere a una cosa, e quindi spingere anche a trovare altre persone che fanno, che devono far parte dello stesso credo. Sembra proprio una setta, ragazzi, su alcune piattaforme, su alcuni network spietati si crea una vera e propria setta, ragazzi. Santoni che pensano di capire tutto del mondo cripto, della blockchain, gente che comunque sia, se è una visione diversa dalla loro, te ne scrivono di tutti i colori, te ne dicono di tutti i colori. Il credo, quindi questo credo che veramente a momenti fa anche uccidere le persone. Non dico proprio, non ci sono stati questi scenari, non è proprio così, però nel senso, può essere talmente tanto spinto che naturalmente può arrivare una grande platea di persone, e questa grande platea di persone vanno ad investire i loro soldi su cose che neanche loro capiscono, neanche loro funzionano, ma perché c'è un credo molto forte, come se fosse un credo religioso, ragazzi, veramente. Cioè, a volte mi viene da ridere, pare che certe persone proprio non hanno un minimo di esperienza su cosa vanno a fare. Ragazzi, ve lo ricordate, io mi ricordo iniziale la mia prima piattaforma, diciamo, anche cripto, perché era una piattaforma comunque sia con pagamenti, versamenti in cripto, pagamenti in cripto e quant'altro, era iMarketing, ok? Non so se ve la ricordate iMarketing, ma iMarketing era una piattaforma che praticamente è venduta molto bene sul campo della pubblicità, ok? Quindi loro facevano vedere questi grossi marchi pubblicitari. C'era di tutto: Tron, Euronix, Barilla, grossi marchi, grossi brand tech e quant'altro. E loro praticamente sostanzialmente ti dicevano che se tu andavi a versare una determinata quota, loro investivano quei soldi nel fare pubblicità digitale, pubblicità online, ok? Quindi ignaro soprattutto di quello che stavo facendo, io vedendo questi brand, questi marchi, credevo in questa cosa. Quindi c'era poi vari gruppi Telegram, varie Zoom e quant'altro, comunque sia gente che ti vendeva questa cosa come se era una cosa rivoluzionaria, e come credo, diciamo, come ideologia poi
non vi ritira, però come ideologia era molto vendibile, perché è una cosa nuova, capito? Quindi pubblicità online, i grossi marchi, noi andiamo a investire in criptovalute dentro questa azienda farlocca che va a gestire i nostri soldi nella pubblicità online, e in cambio abbiamo un ritorno economico. Poi c'era tutto il network spinto molto bene sul INB network, e lì magari si poteva capire, uno già, una persona già comunque sia con esperienza e quant'altro, quello che stava succedendo, perché ragazzi, livelli, punti carriera, premi a seconda dei fatturati eccetera, lì naturalmente al giorno d'oggi, ad adesso, io se vedo una cosa così non ci avrei messo nemmanco un centesimo. Invece purtroppo, andando dietro al credo soprattutto di un mio amico, credevo pure io fermamente in questa cosa e sono andato a mettere dei soldi, e pure a trovare persone, amici, persone care e quant'altro, che addirittura mia madre anche mise 100 euro su in cripto, 100 dollari su iMarketing. E alla fine che cosa è successo, ragazzi? Dopo 6 mesi che era partito il progetto, io sono entrato al mese 7, 8 mese, è successo il patatrac, che iMarketing non ha funzionato più, quindi non era più possibile prelevare. Però vedete il credo che cosa ti fa fare nella mente del fuffa truffa networker. Il credo è la cosa più deleteria, perché credo è quello che spinge, a livello di marketing e network, un business anche truffa, ma lo può spingere veramente in qualsiasi parte del mondo, ok? Quindi il credo, questa cosa che è deleteria soprattutto per chi fa, diciamo, questi giochini, ok? Io lo chiamo giochini, ne abbiamo visti tanti altri, ragazzi, tanti altri, The MIG, cioè progetti sponsor della Liga, The MIG, avevano il TMG, mi sembra la loro moneta, che doveva essere lanciata, poi è uscito l'indirizzo su blockchain, potevamo trasferirli sul wallet ma non si potevano scambiare, alla fine doveva uscire il loro exchange, il loro store, sono uscite tipo 2 case finte sicuramente, e dopo da lì in poi, da lì a un mesetto è chiuso tutto, sono spariti, avevano gli uffici a Dubai e non si sa che fine hanno fatto. Anche lì si è allargato molto quel business perché c'era un credo dietro, si è restaurato un credo, oppure un credo instaurato da persone che comunque sia sapevano quello che stava facendo, ed è finito a puttane pure quel progetto. Poi che ne abbiamo visto il più grande, se non il più grande di tutti, forse Hyperfound, Hyperverse, Hypernation, cioè cose poi, io non so neanche più se stava pagando ad alcuni Hyper, cioè però comunque si è crollato pure lì tutto il castello di sabbia. Anche in quei progetti lì, ragazzi, venduti molto bene e a persone soprattutto che non avevano una minima idea di quello che stavano facendo, alcune sono risultate molto fortunate perché sono entrati in un progetto che è durato tanto, hanno fatto entrare altre persone e a loro volta altre persone, e quindi magari anche ignari, inconsapevoli di quello che stavano facendo, hanno guadagnato tanti soldi. Però anche lì, ragazzi, è sempre quello il sistema, avere un qualcosa comunque sia da far passare come la rivoluzione del secolo, come il progetto risolutivo del secolo, come quel progetto veramente che ci può far guadagnare a tutti senza fare nulla, ragazzi. Il guadagno senza fare nulla significa truffa, ok? Non esiste un guadagno senza fare nulla. Tu se non fai nulla non è che non puoi guadagnare. Attenzione, c'è l'investitore che sa investire, però anche lì non è che fa nulla l'investitore, non è che mette solo i capitali e basta e aspetta comodamente così e fa miliardi. Non funziona così, ragazzi, ok? Quindi anche lì c'è uno studio, c'è una ricerca, c'è un impegno. Non è che vai a mettere dei soldi su una piattaforma e te li triplica, come quello che era Hyperverse. Se non serve neanche invitare le persone, tu c'hai il per te, sì, il per te dopo quanto tempo, infatti è chiuso prima, scammata prima. Quindi fondamentalmente la realtà dei fatti è che se non trovi altre persone che credono,
okay, che hanno questo credo su quel progetto, che trovano a loro volta altre persone. La verità è che non puoi guadagnare, tante volte non ritorni neanche a riprendere quello che hai messo. Su Hyperverse pure io c'ero dentro, l'ho provata, ho perso anche lì dei soldi, ma naturalmente dopo un po', ragazzi, bisogna capire bene come funzionano queste cose e capire quello che si va a fare. Ognuno è libero di fare quello che vuole con i propri soldi, siete liberissimi. Però ragazzi, questo credo che avete voi in testa, cioè non venite dopo a rompere le palle anche sotto i video, vatti a trovare un lavoro, non ti segue nessuno, che cazzo dici, o anche per la storia di Blackford, ragazzi, ma tanto Blackford sarà uguale, cioè con quel lato network nato così in quel modo, cioè che cavolo l'hanno creato a fare quel tipo di network lì, cioè fatevi due domande, cioè sì, c'è la blockchain, il BXN, ok, che ancora non si può scambiare, vediamo quando listeranno questa quando ci sarà il listing di questa fantomatica moneta, e se ci sarà non varrà quasi nulla, ragazzi, sicuramente, perché c'è un sistema network dietro che è basato sul credo delle persone, ok? È questa la mente del fuffa truffa networker, ok? È instaurare un credo tra le persone e vendere un prodotto o un servizio che poi risulta essere non altro che uno schema piramidale, uno schema unilevel, come chiamatevi come mi pare, comunque sostanzialmente dei calcolatori che vanno a riciclare i soldi di quelli che entrano dopo per dare i premi ai primi per lo sforzo e il duro lavoro, ok? Quindi sostanzialmente quel sistema network lì è nato per quello. Nessuno implementerà la rete blockchain Blackford, nessun exchange, perché ragazzi, non so se c'è qualcuno che lo farà, però sicuramente Binance no, perché Binance è stata chiara con molti altri progetti come PLCU che le coin, i token o le reti blockchain e quant'altro che nascono da network aggressivi e di questo stampo non saranno mai prese in considerazione. Perché? Perché anche Binance sa benissimo che dietro a questi network ci sono delle truffe sostanzialmente, ok? E quindi non succederà mai nulla di eclatante per Blackford, ma come lo è stato per tanti altri progetti, ragazzi. E il problema delle persone che credono ciecamente, come se stanno in chiesa a pregare di fronte ai santi e quant'altro, cioè quel tipo di credo lì è proprio, cioè è come se tu fermamente credi che una cosa esista, ci sia veramente, senza mettere dei dubbi. E però quando incontrate persone che comunque sia ci sono passati prima di voi a fare certe cose, a fare certi progetti, ragazzi, cioè non andate subito sparati a dire tu non capisci un cazzo, tu quanti soldi c'hai, tu che ne sai, ragazzi, è facile fare i soldi così, lo potrei fare pure io, c'è un sacco di gente che mi segue, apro e comincio a mettere progetti scam crypto a ruota, capito? Cioè non è che è tutto sto difficile, insomma, questo è il discorso. Però bisogna sapere bene quello che si va a fare. Se uno ci vuole buttare 100, 200, 300, quello che si può permettere di perdere, la vuole provare, ci vuole entrare dentro, può fare quello che vuole, l'ho fatto pure io, cioè non è uno sbaglio, lo sbaglio è il credo, è quello che va a fare male alle persone alla fine, perché poi risulterà che ci sono persone che hanno investito tanto, non sono riuscite a prendere i soldi, hanno ripreso l'1%, il 5%, il 10%, persone magari anche veramente che si vanno a indebitare per il credo, vedete il credo, cioè è questo che fa i macelli, perché fondamentalmente uno può fare quello che vuole con queste piattaforme, le può fare benissimo, può fare entrare gente, se la gente è consapevole di quello che sta facendo. Se uno è consapevole di quello che sta facendo e analizza le cose con un occhio oggettivo, dato dall'esperienza e da tutto, non succede che comunque se ci sono persone che si fanno male, non succedono i casini, non succede nulla di nulla, ragazzi. Che questo mondo, soprattutto sulle cripto, che ancora non è regolamentato del tutto e quant'altro, è ancora una giungla, quindi è normale che esistano queste cose, ok? È normalissimo, quindi uno è liberissimo di farlo, no? Però ragazzi, non mi venite a dire che
con un sistema network del genere certi progetti si possono sostenere perché hanno un reale prodotto servizio alle spalle da offrire alla comunità. Non è vero, ragazzi, dai, non è così. Quindi il network di certi progetti e il tipo di marketing la dice tutta, ragazzi. Abbiamo visto pure progetti truffa che sono riusciti a fare pure addirittura la pubblicità, lo sponsor alla Formula 1, ragazzi, senza citarli e quant'altro, cioè di che stiamo parlando? Che quando uno ha i soldi può comunque sia arrivare anche a fare delle pubblicità assurde per trovare nuovi investitori, gente che poi quando vedono queste cose qui investono tanto. Quindi il credo, il marketing spinto, la pubblicità spinta con un network di quel genere, ragazzi, è matematico che sia uno scam. È matematico perché l'abbiamo visto tante volte, ma a parte quello, perché fondamentalmente c'è quel tipo di network? Fatevela una domanda, cioè una domanda fatevela, ok? Dico solo questo. Quindi il credo è quella la cosa, diciamo, da stare veramente attenti. Quindi affidatevi a gente che comunque sia vi dicono le cose realmente come stanno, vi vanno a dire anche i rischi che ci potrebbero essere e quant'altro. Non vi affidate al credo di alcune persone, ok? Sempre sbagliato su queste cose. Detto ciò, ragazzi, ci salutiamo per questo video. Fatemi sapere nei commenti, vi ho raccontato un pochettino, ho voluto chiamare questo video con questo titolo simpatico, ok, molto ironico, e fatemi sapere la vostra esperienza, ragazzi. Ci salutiamo, ciao a tutti.